Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova rubrica di Liberamente in Camper. È una rubrica che nasce proprio dalle vostre esigenze, dalle vostre mail, dai vostri contatti che mi avete scritto sui miei portali, sui miei riferimenti, sui miei social, sui miei canali social, per chiedermi informazioni sul noleggio tra privati oppure il noleggio attraverso i concessionari, i professionisti del settore. Le domande sono nate veramente tantissime, me ne sono arrivate di ogni tipo, a cominciare dall'assicurazione, che tipo di contratto c'è alla base, dal punto di vista fiscale come gestire i profitti che arrivano dalla messa in condivisione del proprio camper, insomma veramente tante domande. E io non ho potuto far altro che raccoglierle tutte assieme e andare direttamente a chiedere a quelli che sono gli attori del settore. E quindi ho voluto contattare le piattaforme Goboni e Scapa. Quest'ultima non mi ha concesso un'intervista visiva, mi ha mandato il link sul sito Scapa dove poter trovare le risposte alle domande. Viceversa, Goboni si è resa disponibile ed è uscita fuori un'intervista fiume, veramente ricca di tantissimi argomenti. A quel punto dovevo necessariamente chiedere un supporto a chi e sapeva di più del sottoscritto e chi era autorizzato, autorevole nel proprio parere. Quindi ho voluto coinvolgere anche Assocamp nella figura del presidente Ester Bordino. Vi ricordo che Assocamp è l'associazione che raggruppa i rivenditori e concessionari di veicoli del tempo libero e ovviamente i professionisti del settore del noleggio. Ma poi ho voluto andare a coinvolgere l'assicuratore, il commercialista e gli avvocati illegali. L'assicuratore, ho voluto contattare il mio assicuratore, proprio calandomi nella parte in cui io, Cristiano, Bubris, voglio noleggiare privati blu. Il fiscalista, per chiedere questi proventi, come dovevo gestirli, sia se sei un dipendente, sia se sei un pensionato, sia invece se sei un libero professionista. E poi ho voluto andare invece più a fondo, coinvolgendo due avvocati, uno del Foro di Genova e uno del Foro di Roma, per capire bene l'oggetto che c'era alla base del contratto e il contratto che c'è alla base della condivisione del proprio camper tra privati. Insomma, gli argomenti sono stati veramente tanti. Questa prima puntata in realtà non ho potuto far altro che prendervi delle piccole pillole di questi macro argomenti e quindi svilupparli poi singolo argomento per singolo argomento nelle prossime settimane. Da qui nasce la rubrica con un appuntamento fisso tutti i lunedì alle 16 con un argomento specifico dedicato al mondo del noleggio, tra privati o con i concessionari. Intanto godetevi questa prima puntata e poi ci vediamo alla fine per i saluti. Cominciamo con la prima domanda che ho voluto sottoporre. Che tipo di contratto c'è alla base di una locazione attraverso privati oppure con un concessionario? Ascoltate le risposte, in pillole! Allora, quando i viaggiatori e i proprietari si iscrivono alla piattaforma, ovviamente accettano i termini e condizioni della piattaforma che riguardano l'utilizzo appunto della piattaforma stessa e regola quelle che sono le dinamiche durante appunto il contratto durante il periodo di appunto volgarmente noleggio, quindi il periodo di condivisione. A questo punto automaticamente viene creato un contratto all'interno del quale vengono descritti appunto quelli che sono diciamo i termini del noleggio oltre a quelli già presenti in termini e condizioni, e così appunto il viaggiatore e il proprietario troveranno questo contratto creato digitalmente dalla piattaforma nella pagina della prenotazione, che potranno scaricare e appunto verrà come documento ufficiale che attesta il contratto di condivisione. Dal link di Yescapa, che trovate qua sotto in sovraimpressione, troviamo la definizione che il contratto è un contratto di condivisione, di sharing, basato sulla sharing economy, e che quindi prevede né più né meno che un rimborso economico a seguito del noleggio tra privati. Quindi è un contratto di condivisione. Come Assocamp abbiamo un contratto di locazione senza conducente a livello nazionale, redatto dai nostri legali, tra parentesi in questi giorni è in via di revisione, che regola appunto il noleggio tra il privato e il concessionario. Quindi, ricapitolando, abbiamo due tipologie di contratti. Il contratto di condivisione, che alla base ha un contratto di comodato d'uso oneroso, che regola i rapporti tra il noleggio del camper tra privati. E poi invece abbiamo il contratto di locazione senza conducente che regola i rapporti tra un soggetto privato come sottoscritto, come ognuno di voi,
e il concessionario dove si va a prendere il camper a noleggio. Banalmente è il contratto che regola il rapporto tra il soggetto privato e il professionista del settore. Ho voluto però chiedere informazioni e maggiori delucidazioni a due avvocati, più un commercialista, proprio sulla natura del contratto di condivisione e del contratto di comodato d'uso oneroso, per sapere se la giurisprudenza italiana oppure lo stesso codice civile preveda queste forme di contratto. Seguite la risposta e ci vediamo poi alla domanda successiva. In Italia il contratto di comodato d'uso oneroso esiste ed è regolamentato dal codice civile? No, non c'è un contratto di comodato oneroso. Il contratto di comodato è essenzialmente un contratto gratuito. Allora, in Italia, o meglio, l'ordinamento giuridico italiano e il codice civile definiscono il contratto di condivisione? Direi che manca una definizione del contratto di condivisione. Allora, sostanzialmente questa figura in Italia non è riconosciuta giuridicamente, nel senso che il comodato è sempre inteso come comodato gratuito. Ma che cosa recita il codice della strada? Allora, il codice della strada recita un articolo 84, che ho voluto chiedere a Esther Bordino di Assocamp di spiegarci esattamente che cos'è il contenuto e poi ovviamente anche alla voce del legale. L'articolo 84 del codice della strada prevede che un mezzo adibito a noleggio deve aver riportato sulla carta di circolazione locazione senza conducente. Questo deve fare assolutamente riferimento ad una licenza rilasciata dagli organi competenti. E nel codice della strada, quando all'articolo 84 mi definisce la locazione senza conducente. Agli effetti del presente articolo, un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. L'elemento rilevante ai nostri fini, cioè per il veicolo camper, possiamo dire l'autocaravan, è che si può fare il noleggio a condizione che il bene sia destinato al noleggio senza conducente. Quindi non potrei, per intendersi, noleggiare un bene che sulla carta di circolazione reca uso privato. Ma si possono noleggiare proprio tutti i camper, cioè blu, ma anche uno più vecchio, più giovane, più alto, più basso. Insomma, si possono noleggiare tutte le tipologie di camper? Possono essere affittati qualunque tipo di veicolo, a condizione che ovviamente sia in regola con, appunto, come dicevamo prima, il libretto, l'assicurazione, abbia tutte le revisioni complete e non c'è limite di anno. Quindi assolutamente abbiamo camper di anche 20-25 anni che sono ancora molto, molto belli, vanno benissimo. Quindi assolutamente non c'è limite di età e anche come tipologia affittiamo appunto, come dicevo, dai camper van fino ad arrivare anche ai motorhome più grandi, passando per i semi-integrali, mansardati, insomma. Dal portale di Escapa, che vi ricordo essere quello a cui vi affido nella risposta, si legge quali criteri deve rispettare il veicolo. Per poter mettere a disposizione un camper sugli Escapa è necessario che il veicolo abbia un peso massimo autorizzato di 3,5 tonnellate, controllo tecnico del veicolo regolarmente eseguito secondo le disposizioni vigenti, veicolo e proprietario deve essere obbligatoriamente coperto dall'assicurazione RC con guida libera. Quindi qualsiasi tipologia di veicolo, non vi sono vincoli di anno, non vi è vincolo nemmeno di lunghezza, altezza, ripeto soltanto il primo vincolo, quello del peso. Comunque può trovare sia il van, sia il semi-integrale, il mansardato, il motorhome. Ci sono delle concessionarie che noleggiano anche dei mezzi di fascia molto molto alta. Ci sono quasi tutti hanno mezzi in patente B, si possono trovare qualche volta anche mezzi in patente C di un certo livello. In linea di massima sono mezzi nuovi, mezzi di un paio d'anni, al massimo si arriva su 3 anni. E dal punto di vista assicurativo, basta la mia assicurazione per far circolare il veicolo con un'altra persona oppure no? L'unico criterio necessario a livello assicurativo per i proprietari è che abbiano un camper a guida libera, quindi con un'assicurazione a guida libera e appunto nient'altro. Questa è l'unica, un RC regolare a guida libera. Gobuni offre la possibilità di ovviamente utilizzare l'assicurazione casco che è fatta apposta per il noleggio camper, quindi che abbiamo messo a disposizione dei proprietari.
che non vogliono sobbarcarsi l'onere di prendere un'assicurazione casco annuale, ma quindi utilizzano la nostra, che attiva giornalmente, e questa assicurazione è un'assicurazione casco che copre i principali rischi, quindi è un'assicurazione casco che copre il rischio di incidente, all'assistenza stradale. Allora, a parte l'assicurazione normale RC, che tra parentesi, apro e chiudo una parentesi, essendo un veicolo in locazione è molto più cara che un RC uso privato, perché è un'assicurazione specifica. Anche in questo caso devo dire che il sito di Yescapa è particolarmente completo, perché fornisce l'indicazione che oltre all'RC auto obbligatoria, in questo caso del proprietario del veicolo sul proprio veicolo, nel caso che si metta in condivisione il camper, la copertura assicurativa di Yescapa copre danni accidentali causati al veicolo, cristalli, danni corporali, furto, incendio, urto, esplosione, ma ahimè non compare la copertura per appropriazione indebita. La paura è che ci venga portato via. No, la paura è che se noi diamo il camper in noleggio non torni più a casa. E allora che cosa succede in questo caso? Sia nel caso del concessionario e quindi mi venga rubato il camper che io noleggio, oppure nel caso in cui io do il camper a noleggio a un privato e questo non ritorni più. Nel caso invece di appropriazione indebita, quindi comunque nel caso in cui il proprietario magari non rientri, il viaggiatore non rientri con il veicolo durante il periodo stabilito, ovviamente anche in questo senso appunto è una appropriazione indebita e quindi comunque le forze dell'ordine faranno il loro lavoro per riportare il camper al proprietario. Poi c'è furto, c'è incendio, c'è atti vandalici, c'è gli eventi atmosferici, c'è la casco e per ultima c'è anche l'assicurazione contro la proprietà indebita, perché succede che il cliente che prende il mezzo a noleggio non te lo riporti. La mia esperienza è di oltre 30 anni e posso dire che è successo più spesso il fatto della appropriazione indebita che non del vero e proprio furto. Dal sito di Yescapa c'è la parte relativa all'assicurazione. In questo caso non si parla di assicurazione RC, perché quella è propria di ognuno di noi sul proprio veicolo, ma bensì loro forniscono una casco e una serie di coperture assicurative, però non compare l'appropriazione indebita. Ma cosa ne pensa a questo punto il mio assicuratore Dorazio Assicurazione nella figura di Cristiano Dorazio? Allora, in Italia non è prevista, non è regolamentata a livello assicurativo il noleggio tra privati. Quindi consiglio chi è che vuole mettere il suo camper a noleggio tra privati di consultarsi con la propria agente di assicurazione, con la propria compagnia, per sapere se è regolarmente assicurato. Perché? Perché i premi di assicurazione vengono pagate in base al rischio. E dal punto di vista fiscale, come mi devo regolare se sono un dipendente, se sono un pensionato, se sono un libero professionista, con i guadagni che mi arrivano da una piattaforma? Sentiamo il parere sia in questo caso del commercialista, ma poi, come vi ho spiegato, ci saranno delle puntate specifiche per ogni argomento nelle settimane prossime. E quindi sentiremo anche i pareri e ovviamente le voci sia dei portali e delle piattaforme e sia del commercialista che ho chiamato in questione. Però nei fatti fiscali è una condivisione, è un noleggio. I redditi vanno dichiarati anche se sotto i 5.000 euro. Bene, siamo addirittura d'arrivo per questa prima puntata. Non poteva che mancare che cosa? Una brevissima intervista, qui vedrete sempre una pillola, a Patrizia, ovvero la testimonianza. Ho trovato un utente Yescapa, Ego Boni, e ci racconta la sua esperienza. Guarda, alcune rare volte il camper è tornato in condizioni perfette perché è stato tenuto da persone che lo hanno trattato come se fosse il proprio, effettivamente. Okay. E poi invece il più delle volte? Il più delle volte torna con qualche piccolo danno e a volte torna proprio con danni grossi. Quest'anno mi sono capitati due danni grossi, ma siamo a livello di circa 12.000 euro di danni. Noi ci vediamo lunedì. Ricordatevi il pomeriggio alle 16 sui canali di Liberamente in Camper, di Noleggiare un Camper. Fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io.